Fratelli e sorelle, invochiamo con fede e semplicità di cuore il nostro Padre Celeste che apre il regno della sua grazia ai piccoli. Preghiamo insieme dicendo: benedici i tuoi figli, o Signore. Benedici i tuoi figli, o Signore. Per la Chiesa nostra madre, perché esprima l'amore di Dio verso i piccoli, gli umili e i più disprezzati, preghiamo. Benedici i tuoi figli, o Signore. Per tutti i bambini, perché siano accolti e rispettati nella loro dignità, venga loro data la possibilità di un'educazione umana e religiosa. Preghiamo. Benedici i tuoi figli, o Signore. Per i genitori cristiani, perché aiutino i loro figli a crescere nella conoscenza e nella scoperta del Dio di Gesù Cristo. Preghiamo. Benedici i tuoi figli, o Signore. Per gli istituti e le organizzazioni che lavorano per l'infanzia, perché vivano la loro missione come provvidenza di Dio per l'umanità. Preghiamo. Benedici i tuoi figli, o Signore. La tua misericordia, Padre, raggiunga tutti i popoli della terra segnati dalla guerra, perché il dono della pace, che scaturisce dal crocifisso risorto, giunga al cuore di ogni uomo. Preghiamo. Benedici i tuoi figli, o Signore. Per noi qui radunati in questa Eucaristia, perché ascoltando l'invito alla conversione che il Signore ci rivolge, possiamo abbandonare ogni iniquità e cambiare il nostro cuore per renderlo capace di accogliere la grazia di Dio. Preghiamo. Benedici i tuoi figli, o Signore. Esaudisci con benevolenza le nostre domande, Signore, e accresci in noi la fiducia filiale nel tuo amore di Padre. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Canto a te nostro Padre, pagina 9. Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Amen.
santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E lì, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della nostra fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e i secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Canto Com'è bello, pagina 43. La partecipazione ai tuoi sacramenti salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Francesco, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Santa Maria del Cammino, pagina 147.